In attesa del rush finale, soprattutto del calcio, poi c'è anche il basket di Serie A2 con la fase orologio, il finale della fase orologio e i playoff. Però in attesa dello sprint finale, soprattutto che riguarda la Pistoiese contro questa Gian Erminio, che speriamo, sportivamente parlando ovviamente, perda qualche colpo nelle prossime giornate. Ne parleremo però ampiamente da domani sera in Giovedì Sport. Parliamo del basket di Serie B. Qui invece sta facendo un ottimo campionato la Fabo Aerons Montecatini, ma anche in questo caso davanti c'è chi va alla stessa velocità. La Fabo Aerons Montecatini non si ferma, continua la corsa al quarto posto nelle girone A di Serie B, anche se davanti le altre non mollano. 12 vittorie consecutive per i termali, l'ultima quella con la San Giorgese, un successo che però vale ancora soltanto la quinta posizione in classifica, 36 punti. La squadra di coach Federico Barzotti è in ottima forma e non ha nessuna intenzione di arrestarsi. Forse non potrebbe bastare nemmeno continuare a vincere tutte le restanti 4 gare. In caso di arrivo a pari merito tra Piombino, Vigevano e Aerons, a quel punto sarebbero premiati i termali e i lombardi. Ah, vabbè, gli stimoli sono naturali perché siamo sul finale, c'è da lottare, c'è da conquistare le posizioni migliori possibili in questa bellissima cavalcata. Siamo in striscia aperta, potremmo fare con la vittoria di domenica sera, nel caso riuscissimo a farcela, la striscia più lunga di tutti e 4 i gironi di Serie B, e quindi, pur non contando niente, è un piccolo record che vorremmo centrare. Per il rossoblù il calendario prevede la sfida con Oleggio, poi in trasferta sul parquet della Libertas Livorno, ancora in casa con Casale Monferrato, per chiudere a Pavia. Un passo alla volta, la testa è ora domenica, quando al Palaterme arriveranno i piemontesi, palla a 2, ore 21. Soprattutto c'è tanta voglia di rivalsa per la brutta sconfitta dell'andata. Quindi due punti importantissimi per il nostro quinto posto, per la striscia aperta, per la rivalsa contro un avversario sicuramente ostico che abbiamo mal digerito nella gara di andata e che sarà alla ricerca di punti salvezza, perciò sicuramente un impegno particolarmente insidioso anche per il cambio di orario, insomma sono tante situazioni per le quali dovremo avere massima attenzione. A proposito di pallacanestro, oggi ricorre l'anniversario della scomparsa di Raffaele Romano, allenatore di basket fra i più amati e apprezzati nella zona di sempre, a dir la verità, molto prematuramente, molti se lo ricorderanno, 2 anni fa, a soli 61 anni, uno dei protagonisti della rinascita del basket termale. Fra i tanti messaggi, anche, c'è anche quello della società Aerons Montecatini, che lo ha ricordato in un post sulla propria pagina Facebook, e anche noi lo vogliamo ricordare. Per quanto riguarda il rally, i riflettori puntati sul pistoiese Thomas Paperini, che insieme al copilota Simone Fruini, equipaggio del team lombardo Lion Motor Events, è leader in classifica grazie alla vittoria inaugurale del Ciocco. I due parteciperanno al rally Regione Piemonte in programma nel fine settimana in provincia di Cuneo. Si tratta del secondo appuntamento della Yaris Rally Cup 2023. Ancora una breve pausa e poi le ultime notizie, se ci saranno ovviamente.